sesto appuntamento con Francesco Calogero, informazioni, note sui film della giornata, lo ripeto sempre, qui al Palazzo dei Congressi e voi altri nelle ore stabilite in streaming. Francesco Calogero. Se permetti, Leo, oggi invece di partire in ordine cronologico di programma, partirei dal primo film del concorso, Gian, un film tedesco, perché è un film molto importante. Qual è, scusa, il titolo? Gian. È una parola curda. Forse conoscerete quello slogan delle donne curde, Gin, Gian, Azadi, donna, vita, libertà. E mi sembra quasi uno slogan anche per un po' della nostra programmazione, no? Perché abbiamo spesso raccontato storie di donne che per trovare la libertà sono costrette a cambiare vita, a cambiare paese. Fantastico. Gian is a story about a Syrian woman who is pregnant and she's coming with her Turkish husband to Germany to give their unborn child a better life. All they have is a one suitcase and the nightmares from Syria. Aç şunu. Harun gelsin öyle açalım. Allah Allah, Harun gelince söyleriz kız. Buyur çocuğum. A lot of people are thinking if the refugees come to Europe, they can start create a better life and if he is a real paradise for them. But in the reality, it's not like that. So Gian is telling a story from inside of this people. Ay, her akşam, maşallah. Ay, bu da canlı dayanır be. A questo punto completo la programmazione del concorso della giornata con La hija de un ladrón, La figlia di un ladro. È un film molto particolare, anche qui l'altro giorno parlavamo di atmosfera un po' alla Ken Loach, anche qui c'è il mondo del lavoro, questa donna che fa tanti lavori, che pulisce, fa le pulizie, si sbatte per fare, c'ha un bambino piccolo, c'ha un fratello che ha delle problematiche e poi però c'ha un padre che porta lo scompiglio nella sua vita. Lei è una brava ragazza che si dà da fare, il padre un po' meno. Pensa che gli attori sono veramente padre e figlia, Eduard Fernandez e Greta. Cioè nella realtà. Nella realtà. E il film di Belen Funes è lo sviluppo di un corto super premiato che si chiamava Sara alla fuga. Come che te dejo salir della carcere? Lo sei tuo abuelo. È buono tener hijos. Si non te muore solo. Su hermano le ha manifestado de forma expresa que quiere vivir con usted. No creo que vas a ver a Martín. Y te llama por eso. Para decirte que voy a pedir la custodia. ¿Pero cómo le van a dar la custodia a alguien como tú? Que no tienes nada. Facciamo allora a questo punto un passo indietro all'inizio della giornata. Prendete appunti, eh? Perché noi inizieremo con un documentario, come ogni giorno, Lost Kids on the Beach, il titolo internazionale, il titolo rumeno ve lo risparmio. La regista, anche qui una regista donna, ha fatto una cosa molto strana, è andata sulle spiagge con un megafono a cercare, c'è qualcuno di voi che dopo l'89, negli anni primi anni 90, si è perduto, e ha trovato queste persone. E da questo nascono storie, sì, e analisi, perché ovviamente. Questo smarrimento di questi bambini che poi venivano chiamati in questa radio vacanza, eccetera, eccetera, è lo smarrimento di una generazione che è nata all'indomani della caduta del regime di Ceausescu, quindi è un modo per raccontare come questi ragazzi a distanza di anni sono venuti su. Hai tra 28 e 30 anni, ti hai pierduto per plaja când erai mic? Suntem aici să îți aflăm povestea. Practic, aceeași poveste o avem toți trei, nu? My film starts from a very specific curiosity of mine. Many years I wondered what happened with the kids my age that were lost on the beach in the 90s
and were found through the beach radio. It's a very specific curiosity and very weird in a way. But this question stayed in my mind for a long time. And at one point, 4 years ago, I decided to give it a shot. Mi amintesc că auzeam despre alți copii, că s-a pierdut cu tare, nu știu ce, și mi amintesc. Țineți cartoanele drepte! Pe ce să vă cred? Că l-ați omorât pe Ceaușescu și lasă, tu putem și tu mai bine. In a way, freedom is very much connected with the concept of lostness. For example, this generation of mine, the first generation that was born and raised during 3 years, during Romania's 3 years after the revolution in 89. We were born as free citizens. Okay. This means that we theoretically have all the choices ahead us. We have all the options. We have the freedom to choose our future, to choose what we say, how we live our lives. But of course, this comes with a lot of responsibility that can become very heavy. And many of us at adulthood experience the feeling of lostness. La un moment dat, cred că toți ne simțim pierduți într-o parte a societății. Și atunci cred că acesta este punctul comun al nostru. Per Indie Europee abbiamo un film francese, si chiama L'Autre, l'altro, e se qui siamo nel campo dell'autofiction, dell'autofinzione, tanto cara agli scrittori e ai registi francesi, perché qui la regista esordiente Charlotte Dauphin racconta di essere partita, per una volta è una storia di una figlia con un padre invece che con una madre, essere partita dalle lettere del padre, qui una storia dolorosa, un padre scomparso precocemente e la protagonista va in cerca di se stessa, attrice che noi in Italia conosciamo bene, si chiama Astrid Bergès-Frisbee perché aveva fatto Alaska di Claudio Cubellini con Elio Germano 5 anni fa. Sì, 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 poi sì. Ci sono anche Anouk Grimbert e Jean Tirret. The film is my first film. It is a story of Marie, who is a ballet dancer. And on her 30th birthday, her father dies. But before he died, he had booked an appointment for her to with a photographer. And it happened that this photographer has taken the last portrait of her father a few minutes before his death. So the film starts when Mary meets the photographer. J'ai rêvé d'un homme. Il n'était ni jeune ni vieux. Nous étions ensemble, faible et fort à la fois. This film is about love. That's the main theme. A love that is challenged by life, by the events. It is about grief to a certain extent, obviously, but it's not the main theme of the film. I think the main theme of the film is resilience. And it's an ode to life. Le passé, faut qu'il reste à sa place. T'as compris que tu vas vivre sans moi maintenant? Que je vais vivre sans toi? Il tiendrait dans ses mains fermées un cadeau très précieux, une clé, pour ouvrir la boîte de conserve du cœur. Tout va bien?
Oui, ça va. Tu viens? Andiamo all'ultimo film della giornata, che è La storia vergognosa di Nella Condorelli. È un film fuori concorso, appartiene a Filmmaker Institute. Un documentario. Sì, sono delle, il racconto dell'emigrazione italiana, prima dal Veneto, poi dalla regione del Sud. Non è fantasia, è costruito su documenti, ma l'emigrazione di anni e anni prima, insomma. Certo, parliamo, le nostre radici. Parliamo della fine dell'Ottocento, esatto. Quindi dove noi venivamo accolti diciamo all'estero con lo stesso benevolenza, con qualche difficoltà anche allora, per carità, dovremmo accogliere a nostra volta, non dovremmo dimenticarci di la questa lezione. Storia. Esatto. Tra il 1890 e il 1925, più di 5 milioni di persone partirono dall'Italia verso l'America. È la prima grande ondata migratoria della storia nazionale, un flusso enorme di gente che emigra da quasi tutte le regioni, dopo il 1900, soprattutto dalla Sicilia. Io ho ricostruito questa pagina di storia di cui si parla veramente molto poco e l'ho ricostruita mescolando la storia di una compagnia di attori di strada che sta preparando uno spettacolo sulla grande migrazione da rappresentare nelle piazze e il materiale di repertorio ricchissimo che abbiamo ritrovato con una ricerca molto importante in archivi europei e americani. La chiamavano la Via dei Limoni. Era la rotta tra la Sicilia e l'America per l'esportazione della frutta. Divenne la via del grande esodo tra Palermo e New York. Un film storico, una vertigine nel senso del tempo, una incursione sul compito della memoria dei fatti del presente. Però al centro di tutto questo c'è la questione del confine. Il mio film rompe tutti i confini. Perché io penso che come i pesci nel mare, come gli animali sulla terra, anche gli uomini in gabbia muoiono e la natura si rivolta. In un tempo come quello di oggi, di frettolose dimenticanze, questo film apre una finestra di memoria. E siamo arrivati al nostro amatissimo ormai repertorio. Il tema è l'immigrazione, naturalmente. L'attore che recita è un emblema dell'eccellentissimo teatro che è stato italiano e quindi un interprete particolare, Ernesto Calindri, che recita Il Rospo di Hugo ed è una poesia sulla malvagità umana, l'uomo che dà il peggio di sé. Eccolo qua. Era il tramonto dopo un temporale. C'era a ponente un cumulo di cirri color di rosa. Presso la rotaia di un'erbosa viottola sull'orlo di una pozza era un rospo. Egli guardava il cielo intenerito dalla pioggia e le foglie degli alberi bagnate parevano tinte di porpora e le pozze annugolate come madreperla. Nel dì che si velava anche il fringuello velava il canto e dopo il bombir lungo del giorno nero pace era nel cielo e sulla terra. Un uomo che passava vide la schifa bestia e con un forte brivido la calcò col suo calcagno. Era un prete e leggeva in un suo libro. Venne una donna con un fiore al busto ed in un occhio gli cacciò l'ombrella. Vecchio era il prete e bella era la donna. Quattro ragazzi vennero, sereni, allegri, biondi. Ognuno aveva sua madre. A scuola andava ognuno. «Ah, la bestiaccia!» dissero. Il rospo andava a saltelloni per la scabra viottola cercando la notte e l'ombra ed ecco i quattro bimbi con una vecchia brocca a pungerlo, a picchiarlo, a straziarlo. Sotto i colpi il rospo schiumava e i bimbi come mai cattivo. L'occhio strappato ed una zampa cionca, cincestiato, slogato, insanguinato, non era morto. E gli volevano i bimbi gettare un laccio, ma scivolò via arrancando
incontrò la carreggiata, vi si annicchiò tra l'erba verde e il fango. Ed i fanciulli, in estasi e in furore, saranno certo divertiti un mondo. Guarda, Piero, Di Carlo, Ugo, Daretta, prendiamo per finirlo ora un pietrone. E Rossi in viso empivano di strilli la dolce sera. Intanto uno rinvenne con una grossa pietra. Ecco, a stento, la regia, con le due mani piccole, si aiutava coi ginocchi. Ecco, trovato, e ristette sopra il rospo. E gli altri, a bocca aperta, senza batter ciglio, stavano intorno con la gioia in cuore. E quello alzò la pietra. Uno, due. Quando videro un carro che veniva tirato là da un asino vecchio, zoppo, stanco, con gli ossi fuori e con la pelle rotta. Il barroccio veniva cigolando nei solchi delle rote, trascinato dalla povera bestia. Essa il barroccio tirava e aveva due cestoni indosso. La stalla, dopo un giorno di fatica, era ancora lungi. Il barrocciaio urlava e segnava ciascun arri d'un colpo. Il solco delle rote era profondo, pieno di melma, così stretto e duro che ogni giro di rota era uno strappo. L'asino si avanzava rantolando tra una nuvola d'urla e di percosse. La strada era in pendio, tutto il gran carro pesava sopra il ciuco e lo spingeva. I fanciulli videro e, gridando al loro compagno, fermo con la pietra, dissero: il carro passerà sul rospo, c'è più gusto così. Dunque, in attesa, sgranavano gli allegri occhi i fanciulli. Ecco, scendendo per la carreggiata, ove il mostro attendeva ad essere infranto, l'asino vide il rospo. E stretto, curvo, sopra un più tristo stracco morto, sembrò fiutarlo con la testa bassa. Il forzato, il dannato, il torturato, fece grazia, le sue forze spente raccolse, e irrigidendo aspre le corde sugli spellati muscoli ed alzando il grave basto e resistendo ai colpi del barrocciaio, trasse con un secco scricchiolio fuori e deviò la ruota, lasciando vivo dietro lui quel gramo. Poi riprese la via sotto il randello. Allora, nel cielo azzurro, dove un astro già pullulava, intesero i fanciulli uno che disse: siate buoni, o figli. Il messaggino. Chi ce lo manda? Chi ci arriva? Io lo so, ma non ve lo dico. Lo vedete da voi. Salve a tutti. Mi trovo a Londra perché lavoro qui da ormai diversi anni per alcune delle maggiori società di effetti visivi che lavorano per i film di Hollywood. Sono contento che, nonostante il difficile momento storico, il Festival di Taormina sia comunque riuscito a vedere la sua 66esima edizione. È un segnale, credo, piuttosto importante, che deve portare speranza a tutte quelle categorie del cinema che sono rimaste in qualche modo congelate in uno stop, a mio avviso, senza precedenti. Qui a Londra le cose stanno lentamente ripartendo e, come vi dicevo prima, sono su un set, in un'atmosfera però piuttosto irreale, dove tutto va più a rilento perché le nostre giornate iniziano con il controllo della temperatura, che tra l'altro viene effettuata due volte al giorno da parte di un Covid supervisor, che ci assegna anche dei braccialetti colorati in base alle aree dove ci possiamo muovere nel set. E ovviamente il contatto è ridotto al minimo, nonostante mascherine e guanti. Anche la pausa viene svolta in completo isolamento. Pensate che noi, che ci occupiamo di effetti visivi, abbiamo ora anche il compito di avvicinare gli attori digitalmente e dopo averli girati appunto separatamente, quindi pensate. Fortunatamente sino ad ora io ho potuto lavorare da casa per realizzare gli effetti di promozioni comunque già partite prima e comunque anche durante il picco massimo. Speriamo sicuramente tutti in tempi migliori, io spero di poter finalmente venire al Festival di Taormina il prossimo anno, anche se quest'estate in agosto verrò comunque in vacanza da quelle parti e certamente passerò per Taormina, come faccio ogni anno d'altro canto, anche perché io sono di origine messinese. Detto questo, vi saluto e vi lascio la vostra bellissima serata e ciao Taormina, a presto! E siamo arrivati alla fine, e alla fine c'è sempre l'appuntamento con la cartolina, si corre, informazioni, ed è meglio che le abbiamo, proprio per voi, amici di My Movie. La cartolina, la Sicilia,
la terra, la storia, i monumenti, le campagne, le città, i borghi. Prendete sempre appunti, ascoltatemi, guardate. Saluti, a domani.